Di nuovo in studio con un appuntamento che dedichiamo come di consueto al nostro spazio principale dedicato all'informazione con le notizie in evidenza. Allora ci colleghiamo con la redazione, andiamo da Luigi Alberti per sapere quali sono i fatti più importanti dei quali poi vi parleremo all'interno del nostro telegiornale. Luigi, a te. Buonasera, buonasera Riccardo, a te e a tutti i tuoi telespettatori. Allora, sono molti gli argomenti che affrontiamo questa sera. In apertura la dedichiamo all'incontro che c'è stato proprio in serata tra il Comune di Arezzo e la ASL. Come sapete, nei giorni scorsi il vice sindaco Lucia Tanti aveva detto che era stato stipulato un patto di ferro e di fatto oggi è il primo risultato che è stato analizzato lo stato dei lavori. Perlomeno il primo step per quanto riguarda i lavori nella zona del Pionta, come sapete, una parte che ancora deve essere definita. C'è l'accordo di massima per poter da una parte salvaguardare l'università e dall'altra recuperare tutto quello che interessa la sanità in quel contesto che prima ospitava l'hospice e poi tutto quello che ospitava l'ospedale. L'ospedale. Quindi sta di fatto oggi è un incontro molto importante dove sono state definite delle basi degli interventi futuri. Poi la notizia di cronaca, il furto in un'azienda orafa con uno stagista beccato con 30 grammi di oro. E poi oggi è stata anche la giornata degli eventi, delle ricorrenze. Il 118 ha festeggiato i suoi 30 anni di attività con un bilancio legato a numeri da capogiro per quanto riguarda gli interventi fatti, mentre oggi anche sono i 90 anni della Società della Giostra e del Saracino, visto che proprio 90 anni fa in questo giorno venne redatto lo statuto. Tra le altre notizie, i numeri dell'emergenza profughi in Valdarno e poi un caso politico dovuto al no del Comune di Cortona alla intitolazione, alla richiesta di intitolazione di una scuola che è ancora in costruzione dedicata alla memoria di Davide Sassoli, l'ex presidente del Parlamento europeo che da poco ci ha lasciato. Questa decisione ha creato sconcerto e ha avuto anche una eco a livello nazionale. C'è stata una netta presa di posizione del segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che si augura che il Comune possa tornare indietro su questa decisione. Poi si parlerà anche di una notizia curiosa legata ad un avvistamento di castori europei nel fiume Tevere nei pressi di Sansepolcro. Abbiamo il filmato, una notizia che stava già girando sui social da qualche giorno. Abbiamo avuto la conferma da parte di alcuni ricercatori del CNR e anche nuove immagini, questa volta beccate di giorno. È difficile beccare il castoro di giorno ed è molto simpatico l'atteggiamento che ha avuto questo animale davanti al pescatore che è riuscito a fermare per 30 secondi la presenza del castoro in quelle acque. E poi altre notizie, naturalmente non manca la pagina sportiva, si va verso il Grand Derby Arezzo-San Giovannese, parlano le due grandi ex della giornata e un plauso anche al giovane lottatore retino Stopponi, Francesco Stopponi, che proprio l'altro ieri si è laureato campione italiano under 17 di lotta, bissato il successo dello scorso anno. Io ringrazio Luigi Alberti per averci dato queste anticipazioni all'interno del nostro aperitivo informativo. Ovviamente rimandiamo i nostri telespettatori all'appuntamento con l'informazione, la prima parte il nostro telegiornale, poi quella dedicata alle notizie sportive. Lasciamo tornare al lavoro Luigi Alberti, grazie per averci aiutato in questa panoramica di anticipazioni. E dunque dalla newsroom di Teletruria torniamo al nostro studio per lanciare invece il prossimo appuntamento, perché io intanto raggiungo la conclusione della trasmissione della puntata di quest'oggi, ma vi ricordo che c'è Leonardo Livito che nel suo spuntino torna a parlarci di beauty journalism, un argomento molto attuale, davvero molto interessante. Vi lascio dunque in sua compagnia, per quanto mi riguarda vi ringrazio per essere stati con noi.